questo: migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. E io ringrazio tutti i partiti della coalizione, Forza Italia, Noi con l'Italia, Fratelli d'Italia, la Lega di Salvini, per avermi onorato di questa candidatura che mi responsabilizza oltre ogni vostra immaginazione. Non è semplice rappresentare una coalizione intera, non è semplice rappresentare un territorio. Noi lavoreremo alacremente, come abbiamo fatto in tutti questi anni, per dare delle risposte significative alle ansie, ai bisogni, alle esigenze della popolazione, che non è solo quella di Manfredonia, tengo a precisarlo. È un territorio intero che va da Carpino, che è il paese più in là del Gargano, che abbraccia persino le isole Tremiti, di cui non si parla mai, se non per privarla magari del traghetto, perché poi le cose vanno dette. Io ho i testimoni di quello che succede a volte in consiglio regionale. Pensate, apro una parentesi, perché dovete sapere le cose, perché purtroppo non tutti vanno su Facebook, non tutti leggono. Io ho presentato, in occasione della legge di bilancio, mi rivolgo soprattutto ai giornalisti attenti che queste cose le seguono, un emendamento finalizzato allo stanziamento di 600.000 euro per un traghetto, impropriamente chiamato traghetto, diciamo un servizio di cabotaggio marittimo, il metro del mare, che sarebbe partito da Manfredonia e si sarebbe dovuto recare alle Tremiti, facendo scalo in alcune località del nostro meraviglioso, incommensurabile Gargano. Bene, alla mia proposta di stanziare questa cifra di 600.000 euro hanno votato contro alcuni consiglieri regionali del nostro territorio. E questa è la vergogna. Abbiamo condiviso. E questa la vergogna. Noi non sappiamo fare squadra. Se questa cosa fosse successa nel Salento, nell'arco ionico salentino, nella Valle d'Itria, se fosse successa nel Barese, forse ci sarebbe stato un linciaggio morale di coloro i quali si sarebbero resi, come dire, autori responsabili di questo scippo, di una legittima aspettativa che noi abbiamo coltivato. Ma qui nessuno ha detto nulla, nessuno ha proferito parola, nessuno ha condannato quello che noi riteniamo un atto politicamente grave. Ma andiamo oltre, perché non è mio costume parlare male di nessuno e men che meno degli assenti. Per quanto gli atti siano consultabili da parte di tutti, verificabili, potete recarvi sul sito del Consiglio regionale e potete andare a verificare anche sulla mia pagina Facebook, lì c'è l'elenco del voto. Ci sono i nominativi di tutti coloro i quali hanno votato a favore e contro questa mia proposta, una delle tante proposte, che non era finalizzata a dare qualcosa al centrodestra, era finalizzata a dare qualcosa alla nostra popolazione, cioè alla gente, ai turisti che vengono qui e che vogliono partire per le isole Tremiti da Manfredonia e non recarsi a Termoli o andare a Vieste, ammesso che Vieste vi sia. Questo è l'amore per il territorio. Abbiamo dato segno. Costantemente segno del nostro senso di responsabilità. E vi voglio raccontare un episodio, perché a me piace, io sono orgogliosamente figlio di insegnanti elementari, non sono un figlio di papà, sono figlio di insegnanti elementari che mi hanno insegnato la cosa più importante che si possa insegnare ai figli, il rispetto e la buona educazione, che oggi sono un optional, perché oggi quando un genitore sente il proprio figlio sgridato dal maestro, va e gli spacca la faccia anziché spaccare la faccia al figlio. Purtroppo le cose vanno avanti così in questo mondo alla rovescia nel quale ci troviamo a vivere tutti, in questo mondo dove l'educazione è diventata un optional, quasi una cosa di cui vergognarsi. Io ho imparato dai miei genitori, insegnanti elementari di cui vado orgoglioso, e saluto tutti gli insegnanti, Pinuccio Troiano e tutti gli altri che mi onorano della loro amicizia. Ho imparato, dicevo, che quando ci sono delle cose utili per il nostro territorio non dobbiamo stare nemmeno a chiederci se queste cose le proponga la destra o la sinistra. E vi voglio raccontare questo episodio perché gli insegnanti elementari mi hanno raccontato che con gli episodi, con gli aneddoti, con i casi si diventa molto più efficaci, perché uno poi l'episodio se lo memorizza. Anni fa era governatore della regione Puglia Nichi Vendola. Per un emendamento alla legge di bilancio che prevedeva lo stanziamento di, credo di non sbagliarmi, di 1,5 milioni per l'acquisto di ambulanze da destinare al territorio garganico, ci si pose il problema se votare a favore o contro quell'emendamento. Avremmo dovuto votare contro, perché voglio dire, le regole della politica, perlomeno quella politica da manuale, era che noi dovessimo votare contro, perché questa proposta la faceva il centro-sinistra, in quanto all'epoca il governatore della Puglia, come è adesso,
era Nichi Vendola, quindi un uomo di sinistra. Bene, io non me la sentii di votare contro quell'emendamento. Non potevo votare contro una proposta che prevedeva lo stanziamento di 1,5 milioni per acquistare le ambulanze nel nostro territorio. E votai a favore, in dissonanza rispetto a quella che era la determinazione del mio gruppo alla Regione Puglia. Perché quando c'è di mezzo il territorio, quando c'è di mezzo la tua comunità umana, quando c'è di mezzo la tua gente, devi avere il coraggio di anteporre la tua agenda al partito, alla coalizione, a tutto quello che è mio. Questa è la differenza che corre